il nostro sincero sentimento di gratitudine per questa bella opportunità. Nel salotto di Overture il dottor Antonino Iannazzo, sindaco di Corleone. Sindaco, buongiorno. Buongiorno e buon ascoltatore a tutti. E grazie per aver accettato il nostro invito, sindaco. Tra l'altro, seppur in anticipo, ma anche questo assolutamente sincero, l'augurio di buon compleanno. Giovanissimo, sindaco, giovanissimo. Giovanissimo. Ormai il mio corso l'ho fatto. Sindaco per altri 6 mesi e poi mi ritroverò in buon ordine. E lascia la politica? No. Non faccio il sindaco. Non fa il sindaco, non fa il sindaco. E ci auguriamo che resti in politica per tutto quello che ha saputo mostrare nella straordinaria esperienza. Grazie. Di primo cittadino. L'abbiamo letto, insomma, i giudici è una categoria abbastanza giudicabile di questi momenti, insomma, va stigmatizzato quello che è l'operato ultimo della magistratura, incosciente addirittura sembrano delle scelte. Il figlio di Rina torna a Colleone, la sua rabbia non è gradito, la rabbia di tutte le persone di buonsenso. Ripartiamo proprio da qui, ma è definitivo questo arrivo? No, ma intanto io voglio precisare una cosa, io non mi permetto di giudicare l'azione della magistratura, che certamente il suo operato avrà valutato il complesso della situazione e anche il fatto della permanenza a Corleone. E voglio anche ricordare il fatto che l'obbligo di dimora risale ad un provvedimento preordinato al 2008, per il quale è l'esecuzione di quel provvedimento che in atto è ancora in vigore e che deve essere probabilmente modificato a seguito dell'istanza del legale del Rina. E proprio su questo volevo dire che, da quanto ci risulta, Giuseppe Rina ha manifestato la sua volontà di non abitare a Corleone, ha cambiato la residenza nel 2009 e, da quanto ci risulta giornalisticamente, ma anche da fonti, diciamo, anche se non direttamente da lui, ha richiesto di poter svolgere un'attività lavorativa presso il comune di Padova. Lì è intervenuto il governatore Zaia, insomma non lo vuole nessuno, credo anche giustamente. C'è un'unica comunità che vorrebbe che dovrebbe accoglierlo, ma è un giudizio personale quanto opinabile, e secondo me è quella carceraria. Lei ha fatto molto in questi anni, molto di quest'opera l'abbiamo colta dai giornali, anche da una stampa che ha voluto cogliere il favore e incoraggiare la sua azione, che ripete assolutamente encomiabile. Da un punto di vista più diretto, più introdotto, qual è il giudizio che il sindaco di Corleone dà della sua cittadinanza? I corleonesi hanno davvero reagito, e quanto servirà ancora per bonificare tutta questa letteratura così negativa? Perché quando si pensa a Corleone è innegabile, sindaco, riportare i pensieri alla mafia, a Riina, a Provenzano, al clan dei corleonesi. Quanto è stato fatto e quanto ha risposto la cittadinanza a questo fare? A Corleone è stato fatto tantissimo, soprattutto da parte dei giovani, che hanno deciso di invertire una rotta di tendenza fin dalle stragi del 92-93, quando i ragazzi sono scesi spontaneamente in piazza, venendo verso la piazza principale di Corleone, dove c'è il comune, c'è piazza Garibaldi. E i cittadini, io credo di avere una cittadinanza spaccata, non so se a metà, ma certamente non tutti la pensano come me, ma tanti la pensano come la pensa il sindaco, ed è sta proprio in questo la forza di cambiamento del mio comune. Cioè, questi tanti che la pensano come sindaco, e a iniziare dal sindaco che negli anni passati non avrebbe mai preso questa posizione, credo che sia il segno tangibile del cambiamento di questa città, che sa di aver avuto un problema con la mafia, che sa che a Corleone c'è e persiste un'influenza mafiosa, ma in questa terra, in questa Corleone, in questo tempo riesce a dire di no. E credo che sia proprio la presa di consapevolezza della necessità di voltare pagina, e la forza con cui, a fasi alterne, piuttosto che anche con qualche difficoltà di varia natura, si riesce però a dire a testa alta no. Vede, Corleone è una città bellissima, incontaminata, immersa in una natura realmente dove Padre Eterno non si è risparmiato nulla da queste parti, e pensarla solo come la città della mafia, la città del Rina, del Bagarella, del Provenzano,
senza ricordare che questa è una terra che ha 2000 anni di storia, dei personaggi illustri in vari settori, due santi, una copiosa anche ricchissima produzione artistica. Credo che sia realmente la vera ingiustizia che viene fatta a Corleone. Io lo immagino più la città della legalità, la città delle cose belle, la città del sano mangiare, la città della natura, piuttosto che la città della mafia. Saprà, ovviamente sì, perché immagino anche per curiosità intellettuale seguire le vicende di cronaca che riguardano più dettamente il nostro paese. Sull'Espresso del numero scorso, di qualche numero fa, c'è stato anche riferimento ad una vicenda, la festa dei Gigli a Barra, dove c'è stata tutta la camurria che è sfilata e tra l'idolatria, il plauso, l'affetto della gente. E lì si è detto, al di là della rabbia, al di là dell'esterrefazione, va anche considerato un dato. Sono così altamente considerati i padrini della Camorra perché in un paese dove non c'è lo Stato, loro sostituiscono questa figura nell'immaginario dei cittadini. Lei pensa che molto si è fatto a Corleone perché la politica ha preso con forza la responsabilità di stare dalla parte dei cittadini e di ascoltare e promuovere iniziative per i cittadini? Ma io credo che qui la classe dirigente locale e tutte le forze sane del paese hanno fatto di necessità virtù, cioè qua non c'è un altro modo per vivere, o si vive così come ha prospettato il sindaco, cioè con una forte presa di posizione, seguendo l'esempio che ci ha indicato Manfredi Borsellino, cioè il figlio di Paolo Borsellino. Bisogna stabilire da che parte stare, o a Corleone si va a finire arruolati in Cosa Nostra e quindi arrestati piuttosto che ammazzati, o nell'ipotesi dell'azione politica sciolti per infiltrazione mafiosa e cose di questo genere. Quindi io credo che sia noi abbiamo dovuto reagire anche con una seria presa di coscienza e di responsabilità, perché certamente non è facile quello che si è fatto in questi anni a Corleone, proprio perché era l'unico metodo per poterne uscirne fuori con a testa alta e con dignità. Leggere i giornali che dicono Corleone si chiama Corleone ma non è più Corleone, piuttosto che leggere il giornale e alla fine poter scorgere che la vera notizia è quella che Corleone ha gridato un assordante no a Riina, credo che sia il segno del cambiamento ed è quello che abbiamo fatto. Tutto questo percorso certamente è stato condito anche da sanissimi valori che a Corleone ci sono sempre stati. Corleone è stata la capitale della mafia, ma al contempo ha sviluppato gli anticorpi nei confronti della mafia stessa. Ecco, sindaco, ne approfittiamo. Due nomi. Sì, no, ne approfittiamo, poi le lascio fare i nomi. Allora, i nomi ce li fa dopo, perché noi vorremmo essere presi da lei. Io ho un papà, grazie al cielo, ancora in salute, me lo conservi Dio, che ha fatto il militare a Palermo. Sì. E ricorda questo passaggio a Corleone con gente meravigliosa, i fichi d'India, cioè un'accoglienza straordinaria. E mi rivelava come è così dicotomico questo paese, come è così diverso un unico paese, così capace di accoglierti, di penetrarti e così anche radicato su posizioni assolutamente discutibili come quelle della criminalità organizzata. La domanda che le faccio io, innanzitutto, di Corleone era anche Luciano Ligio, Bernardo Provenzano, giusto? Sì. Perché secondo lei però è diventata la capitale della mafia? Oggi ne state combattendo con un coraggio che è degno del vostro nome. Perché secondo lei però, qual è stato l'elemento che ha favorito purtroppo questa dinastia mafiosa? Ma guardi, storicamente la mafia corleonese nasce come una mafia agricola che poi fa il salto con Ligio a Palermo, mette le mani sugli appalti palermitani, rimpiazza i capomafia palermitani che non riescono a comprendere del perché di questa capacità aggressiva da parte dei corleonesi, e materialmente soppianta tutta la cupola palermitana, ponendo a capo della cupola di Cosa Nostra di quella che poi diventerà la cupola di Cosa Nostra, i corleonesi. E da lì praticamente un'ascesa inarrestabile, la latitanza, due delle latitanze più lunghe della storia d'Italia, cioè quella di Riina e quella di Provenzano, con tutte le ombre, gli scandali, gli dubbi che a tutt'oggi ci sono, e la fortuna
purtroppo per queste famiglie che hanno saputo in quel settore riuscire a fare una scalata incredibile e anche con dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, segnando la storia dell'Italia negativamente con la strage di via di Capaci, con la strage di via D'Amelio e con tutto quello che ne sappiamo. E il dato importante è che sono andati anche oltre i confini della regione siciliana, cioè basti pensare alla strage di via dei Giorgofili a Firenze, è il segno dell'aggressività con cui come sono no, certo, certo. Ad innalzare il chilo nei confronti dello Stato e anche del nostro patrimonio culturale. Solo i corleonesi, c'è tutta una letteratura, ne raccolgo una massima, solo i corleonesi potevano destituire l'eroe dei due mondi, si parla di Tano Badalamenti, per cui questo rafforza anche nel nostro immaginario quella che deve essere la considerazione così negativa di questo gruppo di fuoco che era appunto la mafia dei corleonesi. Territorio bellissimo, le sue bellezze, ricordiamo questo di Corleone, diceva i due nomi di cui ovviamente ne andate orgogliosi per memoria storica e concittadina, quali sono, sindaco? I due nomi sono due nomi di due persone che ideologicamente sono all'opposto rispetto alla mia, cioè di Bernardino Verri e di Placido Rizzotto, ma anche su questa contrapposizione ideologica sta la forza del nostro paese. Noi a Corleone su questi temi non guardiamo il colore politico, centrodestra e centrosinistra fanno quadrato e riescono a lavorare assieme. Bernardino Verri, sindaco socialista, ucciso nel 1915, e Rizzotto subito dopo la seconda guerra mondiale, anch'esso sindacalista e segretario della Camera del Lavoro. È proprio lì la forza di questo paese, cioè la capacità di poter contrapporre alla mafia un no, a prescindere dal colore politico di chi lo dica. Sindaco, dire che è stato un piacere è dire poco, noi la salutiamo e lo spot più bello su Corleone l'ha fatto lei, questo nome tra l'altro che ha tutta una sua storia, una bellissima antologia che poi avremo modo, dovere e piacere di ricordare. Intanto ringraziamo lei, il dottor Antonino Iannazzo, proprio sindaco di Corleone, un saluto speciale da Radio Yes, la radio della città di Roma, alla sua cittadina, sindaco.